Anche Carovigno celebra il 4 novembre in ricordo dei caduti con una cerimonia religiosa e civile culminata in piazza Ansegna ai piedi del monumento dedicato ai concittadini che hanno dato la vita per la patria. Dopo la messa celebrata nella chiesa della Santa Annunziata dal parroco Don Pino Nigro, il corteo con tanto di gonfalone della città, ex militare in divisa con uno striscione in ricordo dei Marò ancora detenuti in India, rappresentanti istituzionali, alunni delle scuole elementari e semplici cittadini, è partito alla volta della piazza dove la commemorazione è proseguita con la deposizione delle corone di fiori ai piedi del monumento ai caduti. Comandante di squadra guidava i propri uomini all'attacco di un nido di mitragliatrici avversarie che fortemente ostacolavano l'avanzata della propria compagnia. Colpito una prima volta da una raffica di mitragliatrici, con uno sforzo supremo si manteneva in piedi e continuava a dirigere l'azione del suo reparto. Investito da una successiva raffica, cadeva gridando: «Avanti ragazzi, viva l'Italia! Fulgido esempio di amor patrio!» La città di Carovigno ha ricordato i suoi caduti, ma sicuramente ha unito il proprio pensiero con quello nazionale nei confronti di queste persone. E nel particolare abbiamo visto la premiazione di 5 persone che si sono invece salvate grazie anche a quelle che sono state le loro particolari storie. La loro presenza è quanto mai, rende bene l'idea di che cosa può essere il senso della pace. Queste persone dopo tanti anni, sono passati 60 anni più o meno, si può leggere ancora nei loro occhi la sofferenza, il dolore, ancora oggi piangevano ricordando i campi di concentramento. Quindi averli come figure ancora qui presenti ci devono far capire ancora di più il senso della libertà, il senso della pace, il senso dell'unione tra gli uomini che spesso viene messa da parte per egoismi e quant'altro, così come ci ha ricordato Don Pino nella messa che ha celebrato. Una cosa è viverla da cittadino, ma da rappresentante istituzionale? Del rappresentante istituzionale è ancora più pregnante, si sente la responsabilità di mandare un messaggio giusto ai cittadini, perché qui i cittadini si riuniscono per ascoltare quello che può essere un messaggio che viene dalle autorità. Quindi quest'anno per me è stata la prima volta e ho sentito molto questo peso. Spero che il mio messaggio sia arrivato e che i bambini, soprattutto i bambini che erano presenti, ne portino ricordo dei futuri anni.